Grazie Presidente. Questa mozione interviene dopo un lungo lavoro delle commissioni competenti, ambiente e commercio, in merito a un bando per la raccolta appunto delle utenze non domestiche che è partito diciamo, in tutta fretta e ha determinato un nuovo tipo di raccolta di rifiuti con modalità anche desiderabili se vogliamo, ma che da subito ha evidenziato gravi problematiche nell'esecuzione. Ecco, quanto era presente nel bando ed è stato evidenziato sia nelle commissioni commercio che nelle commissioni ambiente, non è stato realizzato immediatamente dai quattro vincitori del bando per i 16 lotti presenti e nelle commissioni abbiamo evidenziato tutte le problematiche che sia gli operatori che le associazioni di categoria che gli stessi cittadini hanno riportato all'attenzione di noi commissari delle varie commissioni. Da questo lavoro attento di interlocuzione anche con AMA e con la direzione del Dipartimento Ambiente è scaturita questa mozione che fa una serie di richieste affinché nella riproposizione del nuovo bando, perché ricordo che alcune di questi lotti sono in scadenza a pochissimo, a breve, perché erano 18 mesi la durata, altri di 36 mesi, affinché si faccia un lavoro migliore e più attento. Cosa chiediamo in questa mozione? Chiediamo innanzitutto, e questo l'hanno chiesto a gran voce cittadini e operatori, che l'apposizione delle tag di controllo, no? Dove appunto si verifica il passaggio dei fornitori venga effettuata all'interno, ove possibile, dei locali affinché non vi sia, come dire, un contraddittorio sull'avvenuto passaggio o meno del fornitore. Poi si chiede la predisposizione di sacchi colorati per differenziare appunto la tipologia di rifiuto al posto dei secchi, naturalmente, ove possibile, perché non sempre è possibile utilizzare in tutti i locali dei bidoni delle dimensioni previste dal precedente bando. Quindi si cerca una flessibilità nella possibilità comunque di rispettare tutta la normativa vigente, ma anche dell'utilizzo e del rispetto dei luoghi. Chiediamo anche poi, e questa è un'altra osservazione che è scaturita dalle commissioni, di stabilire un calendario della raccolta valutandolo con chi ha competenza in materia, cioè le associazioni di categoria. A volte avveniva che l'orario di raccolta avveniva in orari non adeguati alle tipologie di attività che venivano realizzate, e questo creava o ha creato problematiche appunto nell'efficacia della raccolta. Per questo motivo chiediamo di stabilire un calendario di raccolta con chi ha cognizione di causa. Chiediamo poi una fatturazione, qui non è banale, basata su un sistema misto di indicatori che debbano includere non solo il numero dei passaggi come previsto oggi, ma anche la rilevanza dell'attività che sia basata sia sull'oggetto della raccolta che sulle quantità raccolte e la tipologia dell'attività. Se raccogliamo in una scuola, in un mercato, in un bar, in un ristorante, abbiamo un tipo di rifiuto differente, più o meno pregiato, e anche le quantità poi che ne derivano dipendono dalle dimensioni dell'esercizio o della tipologia. È importante poi anche avere un riscontro del livello di soddisfazione del servizio da parte delle utenze, perché i fruitori che pagano questo servizio sono gli operatori del commercio e se lo pagano e devono attenersi a quanto previsto da contratto, comunque è opportuno che questo servizio venga reso nel modo migliore possibile. Se l'operatore sarà soddisfatto, vorrà dire che il fornitore avrà fatto un ottimo servizio per Roma Capitale e per l'operatore. Quindi chiediamo anche cosa poi? Un pagamento basato sui controlli di AMA anche presso i soggetti che raccolgono i materiali, che il numero di cassonetti consegnati alle utenze sia valutato in base alle metrature e alla tipologia dell'attività, con una valutazione specifica del pagamento del servizio. Poi chiediamo degli strumenti a supporto dell'organizzazione del servizio, quali un call center dedicato e altre modalità informatiche per permettere alle utenze non domestiche di segnalare disservizi. Ricordo che in uno di questi casi, grazie all'intervento delle commissioni, è stata attivata un'app presente sull'app di AMA,
che permette appunto la segnalazione per utenze non domestiche e di disservizi. In ultimo, chiediamo di emanare un'ordinanza con cui si preveda per le utenze non domestiche di raccogliere all'interno dei locali adibiti all'attività i rifiuti in forma differenziata, anche con contenitori propri messi a disposizione dei loro clienti utenti dagli stessi esercenti. Questo perché può essere più agevole per entrambi. Ecco, in tutti questi casi diamo mandato poi ad AMA di recepire immediatamente tali criteri e includerli nella formulazione e attuazione del nuovo bando che dovrebbe essere pubblicato entro e non oltre 3 mesi dall'approvazione del presente atto. Questo chiedono i firmatari e questo proponiamo all'Assemblea Capitolina per la votazione. Grazie, Presidente.